Buongiorno, buon lunedì. Dovrebbero uscire le pagelle, come tutti i giorni post partita. Le pagelle usciranno, state tranquilli, ma serviva un contenuto prima delle pagelle, perché ovviamente ieri sera al termine della partita, come ogni volta, sono andato a riguardarmi anche le conferenze stampa post partita degli allenatori. Devo dire la verità, non mi sorprende minimamente aver sentito Simone Inzaghi parlare degli episodi relativi all'arbitro. Io credo anche che ci possa stare che gli allenatori possano dire la loro opinione per quanto riguarda un episodio dubbio. Ci sta, alla grandissima. Quello che però ha detto Inzaghi ai microfoni delle varie emittenti televisive mi è sembrato decisamente esagerato, perché non si è voluto assolutamente parlare della gara. Zero parole sulla gara. Sembrava una partita decisa unicamente da un episodio avvenuto al minuto 23. Facciamo un passo indietro, perché credo che sia giusto anche dire le cose come stanno. Io in presa diretta, come avete visto dalla live reaction e come avete sentito nel video post partita, avevo la sensazione che Rabiot toccasse effettivamente la palla con il braccio, e infatti mi sono meravigliato di vedere il gol assegnato. C'è stato un check del VAR lungo 5 minuti, hanno cercato e ricercato quell'immagine. Non vi è un'immagine chiara che fa capire se Rabiot tocca con la mano la palla effettivamente sì o no. Perché? Perché ci sono delle immagini contrastanti, ci sono delle telecamere differenti. Dalla telecamera che hanno mostrato subito su DAZN, a me dava l'impressione di toccare con il braccio. Tutte le volte che guardo quell'immagine mi dà l'impressione di toccare con il braccio. Con la camera che ha mostrato la domenica sportiva di Rai, in cui abbiamo una prospettiva dritta, vi ho caricato anche un breve short ieri sera, l'impressione è che non tocchi la palla con il braccio. Quindi a seconda della telecamera che viene mostrata si ha un'impressione diversa. Almeno questa è la mia impressione. Poi ognuno è libero di avere l'opinione che preferisce. È ovvio che secondo me è più logico prendere una telecamera frontale nella quale possiamo osservare se passa della luce tra il braccio e la palla, e comunque osservare se quella direzione viene cambiata al pallone. A me da quella telecamera frontale non sembra di vedere la rotazione del pallone. Oggi invece si parla di un fallo anche di Vlahovic all'interno dell'azione, che quello era stato visto pure in presa diretta. Quella, la sensazione da qualsiasi angolazione per me è indifferente, perché Vlahovic prende il pallone dopo che Rabiot fa quell'intervento, mano non mano, ripeto, guardatela voi a seconda della telecamera che andate a selezionare. A me dalla telecamera che ritengo giusta perché è dritta non sembra toccarlo. Vlahovic stoppa la palla con il petto e poi, mentre stoppa la palla con il petto, abbassa il braccio in un movimento naturale a chiudere e la palla rimpalla sul braccio di Vlahovic. Lì è evidente, la palla tocca il braccio di Vlahovic, ma la tocca prima sul petto. E quindi faccio una domanda. Quante volte abbiamo visto dei tocchi di mano, di braccio, in area di rigore dopo che la palla rimpalla prima su un'altra parte del corpo? 1 milione. Perché quelli non vengono fischiati? Perché se il pallone tocca prima un'altra parte del corpo e poi rimpalla su una mano, non è considerabile un intervento da giudicare falloso. Stessa cosa che avviene ieri per Vlahovic. Quindi a me la polemica su Vlahovic sinceramente sembra sterile. Mi sembra un voler vivisezionare l'episodio in più parti possibili per cercare effettivamente qualcosa che non va. Su Vlahovic ho veramente poco da dire, su Rabiot, ripeto, a seconda della telecamera che andiamo a prendere, io personalmente, perché sono opinioni personali, ho delle sensazioni differenti. Poi, per quanto mi riguarda, la telecamera giusta da prendere è quella frontale, in cui vediamo dritto Rabiot e il pallone. Ognuno poi è libero di fare quello che vuole, ma stiamo parlando di un singolo episodio che sì, è stato l'episodio del gol che ha deciso la partita, ma avvenuto al minuto 23. Io credo che sia troppo facile, veramente troppo facile, per un allenatore in Serie A non voler commentare una partita nella quale la sua squadra è stata completamente presa a pallonate. Perché l'Inter è stata presa a pallonate. I pericoli che ha creato l'Inter sono stati tutti pericoli che non sono pericoli, a parte qualcosa nel primo tempo con Barella in quella bella combinazione con Lukaku. L'Inter è stata inefficace nei confronti della Juventus, ha giocato una partita terrificante. La Juventus ha messo cuore, grinta, passione e voglia in una gara che ha giustamente vinto per quello che si è visto sul campo.
Stiamo parlando dello stesso allenatore che poche settimane fa diceva di non guardare agli arbitri, che il calcio sarebbe stato più bello senza guardare agli arbitri, per la polemica della designazione arbitrale di Sosa nella sfida tra Inter e Napoli. Stiamo parlando dello stesso allenatore che l'anno scorso, nella conferenza stampa post partita di Juventus-Inter, non ha parlato di un presunto fallo che poteva esserci come no, dentro l'area come no, con un'intensità adeguata oppure no, di Zaccaria, mi pare su Dumfries. Non si è fatto parola di quell'episodio dubbio che poi è andato a favore dell'Inter dopo 10 minuti di VAR review, dove anche lì non c'erano immagini chiare. Non mi è sembrato di sentire Inzaghi fare una disamina a livello arbitrale dicendo che l'arbitro ha condizionato la partita. Perché è troppo facile. È veramente troppo facile. Io credo anche che sia giusto parlarne di queste cose, perché comunque fanno parte dell'arbitro, del calcio, l'arbitro fa parte del calcio. Io lo scorso anno, dopo quell'Inter Juve, dissi, quello Juve Inter, dissi la miglior Juve della stagione contro la peggiore Inter della stagione, che riesce comunque a vincere nonostante una gran prestazione della Juventus all'interno di una gara decisa da un episodio arbitrale che per forza di cose mi fa rosicare, perché la Juve gioca una buona partita, l'Inter gioca una brutta partita e viene decisa da un episodio. Mi ero concentrato unicamente sulla prestazione della Juventus. Dicendo se avessimo giocato così tutto l'anno avremmo tutt'altra classifica. L'episodio arbitrale ci può stare, ci sta, ci starà sempre, però perché quando si parla di Juve malafede, quando si parla degli altri sono episodi e quindi va bene e quindi non ci sono i titoloni, invece quando c'è la Juve ci sono i titoloni, se ne va avanti a parlare. La domanda che faccio è sempre la seguente, sempre quella dell'anno scorso, e la risposta non può essere sempre voi, non vuol dire niente, vuol dire veramente niente. Rispondetemi a questa domanda: perché lo scorso anno post Juventus Inter, come anche giustamente ha detto Allegri in conferenza stampa, poi Allegri ha detto queste cose qui perché anche lui non ci stava, perché a un certo anche basta, perché l'anno scorso erano episodi come l'aggancio di De Ligt in finale di Coppa Italia sempre con l'Inter nei confronti di Lautaro, episodi che si può andare al VAR, si può decidere, decisioni di campo, decisioni dell'entità, una svista, un errore, un potenziale errore, quello di quest'anno è un clamoroso ed evidente errore. A me non pare che sia così. E non venitemi a dire per cortesia, ma tu con la Salernitana, perché io con la Salernitana è lo stesso discorso. Nel post partita vi ho detto una roba che poi, osservando gli episodi a freddo, come fanno all'interno della sala VAR andando a vivisezionare gli episodi, mi ha fatto cambiare completamente idea. Perché io Candreva, che teneva in gioco Bonucci e Milik, non l'avevo visto. Perché in presa diretta non c'era stata mostrata quell'immagine. Perché ancora una volta non c'era l'immagine all'interno del VAR. Poi se vogliamo stare qui a dire che il protocollo VAR è perfetto, funziona, continuiamo a raccontarci delle favole. Perché il VAR è sicuramente uno strumento utile, ma non è preciso e perfetto. Ieri Allegri parlava di episodi oggettivi e soggettivi. Continuo a dirvi, per me c'è una telecamera che mi dà un'impressione, una sensazione, una camera che mi dà l'impressione, una sensazione opposta, per me. Fuorigioco di Candreva invece è una roba oggettiva. È una roba oggettiva che comunque avviene all'ultimo minuto di partita, al 90° minuto di partita, dove la Juve comunque aveva ribaltato la partita, dove c'era stata la prestazione che aveva permesso alla Juve di ribaltare la partita, dove nel primo tempo non era stata adeguata. Perché io in quel post partita lì, prima di vedere le immagini che Candreva, lo dico candidamente e chiaramente e lo continuo a dire, l'ho sempre continuato a dire, la Juventus nel primo tempo ha fatto una prestazione non all'altezza e ha meritato di essere andata sotto di due gol con la Salernitana. Nel secondo tempo ha fatto una prestazione differente, ha tirato fuori qualcosa di differente, è riuscita a pareggiarla e sul campo l'avrebbe pure vinta, e avviene al minuto 90 su un episodio oggettivo e non soggettivo. Qui stiamo parlando di un episodio che non è chiaro, perché non è chiaro. Il tocco di mano di Rabiot non è chiaro, mettetela come volete, non è chiaro. Ci sono delle camere che danno un'impressione e delle camere che danno un'altra impressione. E allora sceglie il giudice di campo, sceglie l'arbitro, sceglie quello che ha visto in campo. Il gol viene confermato al minuto 23. Perché l'Inter, nonostante questa cosa qui, nei successivi 75 minuti non è riuscita
a preoccupare la Juventus neanche un momento, neanche un minuto. Perché? Queste sono le domande da fare a Simone Inzaghi. Perché quella decisione lì dell'arbitro ha condizionato tutta la gara, tutta la partita? Allora, spiace mister, significa che non stai lavorando bene, che non stai facendo bene il tuo lavoro, perché la squadra non può, per un episodio al 23esimo, buttare via una partita che dura 95 se non 100 minuti. Significa che non si sta facendo bene il proprio lavoro da allenatore, perché sennò è troppo facile. Sennò è troppo facile. Io lo scorso anno l'ho presa con filosofia, l'ho presa con tranquillità, perché succede, capita. È una svista, è un episodio, è un qualcosa che a livello di campo è difficile da valutare. Il VAR non ci permette di avere una linea precisa al 100%. Io di questa cosa ne ho parlato anche in privato con Nesca l'anno scorso, ho dato la tranquillità dicendogli sì, ho rosicato che abbiamo perso per una roba del genere, però il protocollo VAR è da rivedere, perché così non funzionano le cose, perché abbiamo mille camere e le camere comunque non ci dà la sensazione precisa. Così come è successo ieri sera, così come con la Salernitana, non c'era la camera giusta per vedere Candreva che era in gioco. Ce ne sono di cose che non funzionano, eh? Ce ne sono tante. Ovviamente ho letto anche che in questo momento con la penalizzazione di meno 15 devono spingere la Juve in Champions. Ma devono chi? Gli stessi che i 15 punti l'hanno tolti? Cioè la Lega Serie A toglie 15 punti alla Juve e poi spinge la Juve in Champions? Ragazzi, a volte mi sembra di leggere delle cose che non stanno né in cielo né in terra. E quindi cito Simone Inzaghi, che secondo me aveva detto delle parole bellissime, utilissime per il movimento calcio in Italia, e cioè: quando smetteremo di guardare, di pensare all'arbitro, questo sport che è magnifico farà un passo in avanti ancora più grande e sarà ancora più bello. Però bisogna farlo in entrambi i casi, eh? Quando si vince e quando si perde, perché torno a dire, gli episodi capitano a tutti. Concludo citando un mio amico che stamattina mi ha detto: sono sicuro che Simone Inzaghi avrebbe pagato di tasca sua per perdere la partita con un episodio dubbio, in modo da non parlare, da poter non parlare della partita. Beh, sono parole forti, ma che mi sento di condividere.